suo pompon. Chi è? Toccati le palline. Ok, siamo in viaggio e abbiamo passato... Siamo in macchina, sì, ve l'ho già detto. Tanto per cambiare. E vabbè, amore, sei in viaggio, non è che sei... abbiamo appena passato Milano e ci stiamo dirigendo verso Lugano, perché il nostro programma sarebbe di fermarsi a pranzo a Lugano, e quindi direzione Svizzera, e niente, quindi ci vediamo là. Ciao! Eccoci a mangiare tartare di salmone a Lugano, champagnino, marchettino, yummy! Champagne e caviale per noi, yummy! Panacida, io non la mangio, crocchini, champagne. Delizia di cioccolato, no, cos'era? Sogno di cioccolato, non mi ricordo. Comunque questa, e poi questa è qualcosa con l'amore, che Marco non me ne vuole dare neanche un pezzo, era l'ultima, adesso io devo fregargliela, avete capito? Con questo coso che non so cos'è, ho spezzato la punta. Vi ho fatto vedere che siamo andati a mangiare nel solito posto, classico, dove vado sempre io a Lugano, non c'è niente da fare, mi piace un sacco, e quindi anche per praticità eccetera andiamo sempre lì perché ci piace. Poi siamo andati nella solita pasticceria dove abbiamo portato anche la mamma, e niente, giusto per un caffè e per un dolcetto, e sì, è stato buono, ci è piaciuto, buona. Poi abbiamo fatto un giro così veloce nel centro, però ve l'ho evitato perché tanto è sempre Lugano, così come lo facciamo noi. Abbiamo fatto un salto sempre veloce al Fox Town, e anche lì proprio sbrigativo, e siamo usciti praticamente quasi subito, cioè abbiamo passato più che altro il tempo nell'ascensore, che non ve l'ho evitata anche quella, perché ho detto qua mi viene un attacco di panico e rimango qui. Nel frattempo facciamo le montagne innevate, là. E qua tutta la vegetazione montana davanti a noi, e là ancora vette innevate. Insomma, siamo in territorio montano, stiamo scavalcando e procedendo sempre su. Tutto bianco là. Ciuccio bianco, tutto bianco. Un po' spruzzi, eh? Poi tutto bianco, bianco tarpeo, proprio bianco neve, eh? Bianco neve, un calo. Amore, a me mi vengono come mi vengono. Direzione tra queste montagne si avvicina e va verso, fino a raggiungere insomma, il Liechtenstein. Ebbene sì, il Liechtenstein. Vogliamo mettere la bandierina in territorio l'incestino. E niente, non ci siamo mai stati, ci siamo sempre girati vicino, e niente, questa volta abbiamo deciso di andare in Liechtenstein. Oh, che bello, la ricorrenza, diciamo, di questo weekend Liechtenstein. Sono venerdì, questo. Certo. Esatto, sì, figurati. Guarda, Marco. Che bello la sua luce. È bello. L'occasione. Siamo un ghiacciato. L'occasione. Che sacco. Che figo, l'avevo ghiacciato. L'occasione di questo weekend in Liechtenstein è il compleanno di questo batuffolo
pappafuttolo, puffettolo, qui vicino a me, che appunto a mezzanotte di questa notte compierà l'età. Sono cavoli miei, cosa può? Ma cosa sai dire? Aspettate, io come quei 23 anni che ho. Amore, lo sanno benissimo che abbiamo la stessa età. Che senso? Che abbiamo 23 anni? No, amore, no, amore, va bene, amore. Il mio puffettolo è così e me lo devo tenere come ce l'ho. E insomma. Ma fa dire un po' San Bernardino che puffettolo. Vabbè, non si può più vedere. Ma siamo andato strano. Quindi, ma se te mi continui a interrompere. Te non puoi finire il tuo discorso. Quindi, insomma, andiamo in Liechtenstein e quindi ci vedremo arrivati in Liechtenstein, perché sennò questo, cioè ve la tira, ve la spacca, poi dice che sono logoroica a parlare, cioè secondo voi... Ma adesso mi farò fare benzina. No, pensavo a far pipì. Ci vediamo in Liechtenstein, se mai arriveremo. E c'è subito un cagatoio, quindi lasciamo perdere. Bello, sono cuscina mega grande. Certo, grazie. Poi qui c'è un'armadiatura, qui c'è invece la sala da bagno, quindi con la vasca e i due lavelli. Due lavelli, ciao! Ok, l'armadiatura, mio marito sempre interferire nel video, qua un mega specchio e ciao, ciao, cari ciao. Poi qui andiamo in una camera deliziosa con un divano un po' shabby chic, un po' delicatessen, qui un altro armadio panca, poi televisione che spero che mi si veda il Grande Fratello, ma anche no, mi sa. E qui un letto a baldacchino un po' romantic style, ragazzi. È sempre mio marito che interviene nel video. Proprio un romantic style. Queste tendine non mi piacciono tanto che ci hanno messo, tipo, vabbè, così. Però il letto è a baldacchino, molto carino. Baldacchino molto carino. Carina la situazione. Poi c'è uno scrittoio, un tavolino e c'è una terrazza. Però ve la farò vedere domani mattina perché ora non si vede una cipalippa perché è buio. Comunque c'è una terrazza, e bello, mi piace un po' questo stile romantico. Qui c'è un caminetto che però non riusciamo ad accendere e qua tutto appunto televisione, servizio colazione, eccetera, eccetera, eccetera. È molto grande, come potete vedere. Mio marito vuole rompere qualcosa, lo vedo che è lì che continua a tocchignare. Bello, sì. Qualcosa da ridire, amore? Io sto appena a mettere mutande con la lavatoio a fare il bagno. Amore, no. Cioè, non mi ha fatto portare il costume e ora è incazzato nero perché siamo praticamente nella Junior Suite adiacente alla piscina mega galattica, alla sauna. Ma se tu non mi fai portare il costume, io che ne so? No, a me è venuto in mente, ma tu non me l'hai detto. Comunque è andata già bene perché stamattina ci stavamo dimenticando i passaporti, quindi siamo praticamente tornati indietro a prenderli, ok? Perché siamo nel Liechtenstein. Nel Liechtenstein ci vuole il passaporto. Comunque, insomma, siamo in Liechtenstein, appunto, e siamo nella sua capitale, Vaduz. O Vaduz? Non lo so. Yeah! Ok, ci vediamo dopo. Dovremmo andare a mangiare dove lui ha prenotato, nel ristorante stellato di questo hotel. Quindi ci vediamo dopo nel ristorante stellato del Liechtenstein. Anche i piatti sono filmati. Sì? Ristorante stellato in Liechtenstein. Ciao. Ciao. Cosa mangi? Salatina, te. Questa qua invece?
tonno, mango e non so quella roba bianca. Schiuma di qualcosa. Non so cosa fa la roba rossa. Mangia in silenzio. Enigmatico secondo. Filetto. Com'è? Ciao, è mia. Ciao. Non so se ce l'ho fatto, facciamo il video, amore, delle praline che volevi. Io vorrei mangiare il macaron e la pralina. Com'è, amore? Quello là è lo chef, è venuto a salutarci, ho fatto una figura di merda. Ma ciao, vi ho lasciato dicendovi che andavamo a mangiare, ve l'ho detto? Mi sembra di sì, che andavamo a mangiare nel ristorante stellato dell'hotel di uno chef famoso, non mi ricordo il nome, ve lo saprò dire, come si chiama lo chef famo? Non so. Bene, non lo sappiamo in due. Comunque, insomma, alla fine siamo andati e abbiamo mangiato parecchio bene, dobbiamo dire la verità. E spero di aver anche ripreso qualche mini clip di qualche secondo. Comunque, come location era molto carina. Con tante vetrate, tutta curata, carina nel dettaglio. Le pietanze erano buone, non abbiamo fatto menù degustazione, ma abbiamo scelto noi le pietanze, siamo partiti da un antipasto, abbiamo saltato i primi, siamo andati direttamente al secondo e poi al dolce. E devo dire che è stato molto buono, e abbiamo mangiato tutto, siamo venuti su in camera adesso, abbiamo prenotato per le 8 e adesso sono esattamente le 10 e 17 minuti. Volevo provare a vedere il Grande Fratello, ma... non ce l'ho fatta con neanche con l'app in wifi e la televisione prende solo la Rai, quindi niente, ormai ci rinuncio e o me lo guarderò poi a casa o se no guarderò direttamente su internet cosa è successo. Ormai ci rinuncio a guardare il Grande Fratello, mi dispiace, però vabbè, tanto lo so che quando sono all'estero è così, quindi niente. E ora stiamo un po' qua sul divano e poi ce ne andiamo a nanna. Sì. E poi ce ne andiamo a nanna. Dobbiamo farci prima la doccetta però. Solo che io, questo non ve l'ho detto sicuramente, prima di andare al ristorante mi sono addormentata come una guappa e ho dormito circa 40 minuti. E la paura mia è che mi riaddormento, perché ero nella stessa posizione di ora, quindi spaparanzata così. E ho paura di riaddormentarmi qui, per quello che... Però volevo aspettare un po' prima di fare la doccia. Comunque, io volevo darvi la buonanotte dal lettuccio a baldacchino, però non so se ce la farò. Speriamo che vi riesca a dare la buonanotte dopo, allora. A dopo con la buonanotte dal lettuccio a baldacchino. Marco ride già. No, io riuscirò a darvi la buonanotte dal lettuccio a baldacchino, promesso, parola di Boy Scout. Come promesso voglio darvi la buonanotte dal mio letto nuovo qua a baldacchino di questa notte. Non so se si riesce a vedere adesso, magari poi giro la mia visuale da letto per farvi vedere il baldacchino. Sono... Ah, non c'è neanche l'orologio. Che ore sono? Mo le due... Ah, aspetta che c'ho un altro orologio qua. 3:15, ecco, se no facevo casini. Sono le 3:15. Come nostra consuetudine ci siamo completamente addormentati sul divano. In attesa... Prima abbiamo guardato un po' il telefono. In attesa di farci la doccia e siamo addormentati sul divano. Ma mi sono addormentata solo io? Ti sei addormentata anche tu? Sì. Solo io, perfetto, quindi correggo
la cosa, mi sono addormentata solo io. E lui giocava con le caramelle. Ok, comunque, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Marchetto mio, happy birthday to you, buon compleanno a te, buon compleanno a te, buon compleanno a te, buon compleanno a te, è il compleanno del mio Marchetto, quindi... Quindi fai finire i regali. Tanti tutti, auguri. Voglio dei regali, eh? Cosa urli? Che sotto scrivo l'IBAN. Quindi tanti auguri al mio Marchetto. E niente, io volevo farvi... vi faccio vedere il giro, vi faccio vedere. E poi vi dico la buonanotte. E ci vediamo domani. Ora giro. Perché ci abbiamo anche cammino davanti. Ci vediamo oggi, non domani. Ci vediamo fra poco. Vedete, questo è il baldacchino, quindi da letto si vede sta cosa. Ecco la nostra visuale dal letto, ecco il festeggiato, e lì c'è il camino. Stavo pensando, siccome il mio papà non me lo vuole fare vero il camino, perché dice che è sporca in casa, quasi quasi metterlo così, come sarebbe quello lì, mo? Vedete come è finita, è una stufetta di letto. Oh, non potrai metterlo? Non serve niente, ma... Fa un po' fiammetta. Ma guarda che brutta. Fa rumore se ti metti lo il vento. No, non sento niente io. Non senti mai niente. Peccato per te. Peccato per te. Se rimane la luce accesa a te, peccato. Va bene. Allora, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao.